attuale lotta ai cambiamenti climatici è la più grande sfida che l'umanità si sia mai trovata ad affrontare. E il ruolo del giornalismo ambientale è quello di aiutare i cittadini a capire cosa ognuno di noi può fare, ma anche spiegare le scelte che vengono dalle pubbliche amministrazioni o come riescono a innovare le aziende della cosiddetta green economy. Prima cosa che esce quando si dialoga sono per esempio le credenze, le fake news, e per me gli incontri sono fondamentali per far sì che le persone partano da quelli, perché poi sono i primi ostacoli che spesso sono i limiti del cambiamento. Partire da una vera maggior consapevolezza grazie all'incontro con gli esperti, superare appunto tutte le notizie false che a volte sono intorno a noi, consente ai cittadini di essere più consapevoli e di essere parte attiva in questo cambiamento.